sta a vedere. Va bene, cosa vado? Vado avanti, Ecco, Francesco. io volevo aggiungere Vai tu. una nozziola No, che è vai tu. appunto. Ecco, prima si diceva sul lottare. Claudio diceva, noi pagani di fronte alla violenza ci ritiriamo, ci sono anche i pagani che lottano. Io ho trovato una notizia, che purtroppo queste notizie non escono sui giornali italiani, escono su un giornale francese. Allora, è anche una bella notizia. Giulio, 30 luglio, luglio del 1233. E lo traduco dal francese. Assassinio dell'inquisitore tedesco Coron di Magdeburgo. Si era fatto odiare dal popolo in ragione del suo attaccamento alla persecuzione delle streghe. Come questo esempio era una notizia che io non sapevo, cioè proprio l'ho appresa per caso. Questo dimostra che certe volte i pagani possono dire ci ritiriamo di fronte alla violenza, però di fronte alla violenza sono disposti anche a combattere e Sì, arrivare alle estreme conseguenze. comunque ritirarsi è una forma, capisci? Cioè, ritirarsi, cioè, si combatte anche ritirandosi, non Sì, è ma che, infatti. capito, è solo un modo cioè, davanti alla violenza fisica, cioè, non fermi la pallottola, capisci? Cioè, la stregoneria non ferma le Sì, ma difatti. pallottole, può predisporre l'individuo a non farsi sparare addosso, però non ferma la pallottola. In questo senso, davanti alla violenza fisica uno si ritira. E davanti alla fede critica, alla sottomissione, alla ragione, non c'è discussione, capito? Non esiste il confronto. Sì, no, ma difatti, ma poi tenendo conto che noi sappiamo che esiste la violenza e se la violenza esiste a noi non ci piace, vabbè, però è un atto che esiste. I monoteisti che hanno la caratteristica di combattere sempre con la violenza, con la sopraffazione, arrivano al punto di dire ma noi siamo stati tranquilli e gentili. Ecco, io volevo solo portare qual esempio. È un libro che è uscito per una casa editrice cattolica, che si chiama Vita e Pensiero, e dice la tesi sostenuta dal saggista con una rigorosa operazione storiografica, è quella che l'Inquisizione non fu poi questa tragedia che ha invaso l'immaginario popolare. Cioè, questo qua dimostra chiaramente che si chiedono le scuse per fare bella figura, però mentre ti chiedono scusa c'è chi lavora per poter ripristinare queste Ripristinare. cose. Cioè, logicamente è un discorso di mercato, in questo momento non si può proporre l'Inquisizione, non si possono proporre i roghi, di conseguenza facciamo una bella campagna pubblicitaria, cambiamo un attimino l'immagine, facciamo delle persone che sono contrite, che poi non è vero, poi tante volte le scuse esistono solo per la stampa. Biffi lo ha detto chiaramente, una dichiarazione. Dice: io ce l'ho il ritaglio a casa e me lo terrò per la conferenza di Bologna, se mai la faremo. Che dice testualmente: io ho mangiato con Wojtyla e Wojtyla ha detto che la Chiesa non chiede scusa perché non ha necessità di chiedere scusa a nessuno. Infatti, ricordatevi il dogma della Chiesa: la Chiesa cattolica non ha mai sbagliato e secondo le sacre scritture, che sono dogma, non sbaglierà mai. Ricordiamoci queste cose Sì, qua. ecco, per dare una Pronto? citazione, un'informazione. Pronto? Sì? Ciao. Ciao, dimmi. Sono Roberta. Ciao Roberta. Ascolta. Dimmi. Non volevo venire fuori, però mi hanno tirato fuori queste due persone così, no? Cattoliche. Mi viene da pensare una cosa, no? Ma io e te non abbiamo fatto uno scontro per voler imporre vincendevolmente le nostre religioni. Cioè, a me dispiace una cosa. Gli altri pensano che io sono una cattolica. Beh, è possibile. Cosa dici? È possibile. No, guarda che litighiamo, eh. Io mi vergognerei. Allora, Cioè, no. Scusa, c'è scusa. descrizione e No, siccome tu rappresentazione. hai detto, dopo mi dirai guardare negli occhi così cosa vuol dire. Però, se tu pensi, io parlo con te perché gli altri non mi interessa, guarda. Sì. Che io sono venuta a fare uno scontro con te No, un sotto questo confronto, non uno aspetto, cioè scontro. io mi vergogno, hai capito? No, no, Vuol dire che no. non ho capito niente? No, no, hai fatto un confronto, non uno scontro. Ecco, un confronto, però su delle cose che tu dicevi, capito? Certo, ma Ecco, infatti. perché se io ti parlavo dell'inesistenza di Dio, cioè siccome io sono convinta che non c'è, hai capito? Sì, no, ma. Nego proprio, però. Non pensare mai che io sono una cattolica, No, perché no. guarda, veramente cioè, mi vergogno, hai capito? Il Perché discorso che questo. facevo io era un po' diverso, capisci? Cioè, Sì, c'è ma una io. rappresentazione che è ancora legata al cattolicesimo, non che tu sia cattolica, Ma che è guarda che certe diverso. cose te le trascini, sai? Ah, beh, indubbiamente, sono convinto di questo, Ecco, sì. anche se vuoi a tutti i costi.
No, anche perché anche l'uscita così infelice di qualche persona. Poi secondo me sono quelle che generano certi mostri, no? Certi mostri che poi li senti. Ovvio. Ecco, non pensarlo mai, guarda. No, non no, pensarlo ma, perché sennò litighiamo. No, vabbè, ma era un livello diverso che parlavo con te. Cioè c'è una forma di rappresentazione che è diversa, capisci? Cioè io sentivo la tua necessità di trovare un linguaggio da parte mia diverso, capito? Cioè non sentivo una... Guarda che ancora adesso io... Non so se è un rifiuto il mio di non volerti capire, sì, però non ti capisco. Lo so, ma infatti cioè, ma forse perché non voglio cose. Lasciarmi influenzare, hai capito? Ma infatti, ma io lo sento queste cose, non ti preoccupare. Sì. Che poi è una questa è una forma legata all'educazione che abbiamo subito, capito? In questo senso. Non... Però secondo me io sono avvantaggiata rispetto a te. Vabbè. Sì. Che io ne sono uscita e non mi sono lasciata coinvolgere... Non riesco neanche a parlare, che io ne sono uscita con tanto dolore e adesso sono anche serena, anche se gli altri non ci credono, però non mi sono lasciata influenzare da nessuno, tu invece sì. Ecco, lasciamo sospeso. È Francesco che mi sta influenzando. Francesco? Questa sai la mia opinione. Sì, sì, no, ma tieni la tua opinione. Cioè, io dico sempre, se riuscite a uscire da quel macello, non lasciatevi influenzare da nessun'altra. Sì. Ecco. Va bene. E ciao. Ciao, Roberto. Ciao, ragazzi, Claudio. Ciao. Ci vediamo stasera, sai? Come stasera? Di sfuggita. Sì, sì. Sì, va bene. Sì, così ti saluto. Ti porto un po' del mio crocio, che non ho capito anche lì niente. Va bene. Ciao. Ciao, ciao. Pronto? Cosa? Sì, ecco, io appunto sul discorso delle influenze, sul discorso del dolore delle uscite delle cose, cioè noi non vogliamo assolutamente condizionare nessuno, cioè il nostro scopo non è tanto quello di condizionare, influenzare qualcuno o indirizzare in qualche maniera. Quello che noi facciamo, cioè non lo facciamo per noi stessi, cioè nel senso che noi non obbediamo a un principio di fare i missionari come fanno i cristiani. Ma guarda, scusa se interrompo. No. No, scusa un attimo. La magia sta in questo, capisci? Cioè, la Roberta dice, io a te non ti capisco, e la Roberta è una di quelle che non ha, credo, mai perso una trasmissione, ne ha perse pochissime. E il suo distacco è talmente grande... che non riesce a capire il discorso che facciamo. Sì. Infatti noi questi discorsi non li facciamo per condizionare, per convertire o per far diventare come gli altri le persone. Le facciamo quelle persone che sono già simili a noi e che sentono la valenza di questi discorsi. Uno che esce dal cristianesimo con dolore si porta sempre l'idea del profeta, cioè, o del messia in arrivo. Certo, cioè, per noi non c'è nessun messia e non c'è nessun profeta in arrivo. Buonasera. Io volevo dire, sì? Non so, io non è che ci credo, non credo a niente, diciamo, tutte queste fasulle che dicono, no? Però quello che mi dà fastidio è tutto vedere questi papi, questi cardinali, questi preti che si inchinano, che portano queste candele. Ma io non riesco a capire questo, tutto sto stufa su queste chiese, su questi monasteri. Non lo so, mi sembrano pazzi. Che dici? È una tua rappresentazione, potrei anche essere d'accordo comunque. Ma io non lo so, guarda, ma ti pare... Ma dov'è? Io non ho mai visto niente, ho 65 anni, non ho mai visto niente, né di UFO, né cose, niente non ho mai visto. Cosa mi danno a bere? Che c'è un Dio che ti protegge e ti danno a bere. No, non mi protegge per niente. Sì. Scusa tanto, e quelli che vanno a ammazzare, che ammazzano... Chi li protegge? Dio li protegge, Dio, così Dio. Possono morire in grazia divina. Quelli che
Tutte queste guerre, chi li protegge? Sempre Dio. Ma che cosa sia, diciamo? Dio protegge sia quelli che ammazzano che quelli che vengono ammazzati, no? Ma tutti quei morti che ci sono stati, tempo di guerra, le foibe, gli ebrei, chi li ha protetti quelli? Dio. Dio! Scusa tanto, dopo c'è la Madonna di Mezzagorica, c'è la Madonna di Roma che piange, c'è qua. Pensa un po', la Madonna di Medjugorje ha distrutto la Jugoslavia, è stata un'operazione militare, è stato Dio. Chi è il mandante, direbbe qualcuno? Ma cosa mi danno bene? Vedi che io non riesco a capire, o sono ignorante, perché guarda, lo so, so di essere ignorante, però il mio concetto... Ma dico, ma chi protegge questo Dio? Cioè, un'amica prima ci ha detto un sacco di parolacce perché noi non riusciamo a capire chi protegga Dio, neanche noi, eh? Non ci... Dopo senti questi Radio Maria, le tenebre, e qua, e là. Sembra che se c'è un Dio ci punisce sempre. Ma che Dio? Non è un Dio buono, scusa. Mandalo a quel paese anche se fossi buono. C'è in India tutta quella gente che muore, la vedi buttata lì così. Ma là c'è la Madre Teresa di Calcutta che li nasconde, eh? Sì, ma quella amava tanto i poveri, ma loro già hanno bisogno di tanti poveri. Ma beata o santa se non c'era questa gente che moriva? Cosa qua? Guarda che i non li menano mica attorno, sai. Sono i poveri che loro hanno bisogno, sai. No, anche dei ricchi. È Madre Teresa di Calcutta che aveva bisogno dei poveri per diventare beata. Sì, ma li sfruttano tutti i poveri. Dio gli ha regalato i poveri alla Teresa di Calcutta perché diventasse beata. Questi preti, se fossero, dovrebbero lottare per i diritti dell'uomo, non dei poveri. Sì, da quando è qua? Da quando è qua? Ma no, non me la danno a bere, scusa. Beh. Io non ci credo, capisci che non ci credo. Vorrei ben vedere. Vorrei ben vedere. Una volta, guarda, io ero giovane, no? Avevano 7, 8, 10 figli. Se non andavano in chiesa erano segnati col dito. Col dito? Solo? Venivano anche bastonati. Povere donne. E c'era il prete, mi ricordo, che i ragazzini, sai, sono vivaci quando sono giovani. E gli ha attaccato le orecchie. Sì, ma li picchiavano. I preti, sì, è normale. Ma questo è il volere di Dio. Dio che vuole questo. È Dio che vuole questo. Vedi, guarda, io avevo una mia zia, guarda, ti dico cose che sarebbe neanche da dire perché sono stupidaggini in pratica. C'è la mia zia che andava sempre in chiesa, no? E dopo, peggio di lei, non c'era nessuno. È vero? E io durante la chiesa io non andavo, perché non mi andava, capisci? Ero ragazzina, però non mi andavo, non ci credevo neanche ora, capisci? Ma dicevo, ma cosa c'è? Che non vedo mai niente qua io. Capisci? Sì. Capisco più di quanto pensi, sai. Capisco molto più di quanto tu pensi. E allora aspettavo, perché dopo poi mi gridavo anche se non andavo, no? Sì, capisco? Infatti. E allora io, sai, mi stavo chiuso in camera, facevo finta di andare a messa e trovavo qualche sotterfugio e sì. Andavo. Ma perché il mio ragionamento mi portava a queste conclusioni, capisci? Capisco. Eppure ero giovane ragazzina, avrò avuto 12-13 anni che ho capito queste cose, insomma, ecco. Non me l'hanno mai data a bere, capisci? Beh, guarda che sei stata fortunata. Se fosse stato un 150 anni prima ti avrebbero bruciata come strega. Dici? Sì. No, ma io non mi sono mai permessa di contrattare. No, ma... Tanto era tutto inutile, sai. Ma venivi bruciata come strega o come eretica? Ma guarda che contrastare a quei specie qui... Adesso si può che contrastare, ma una volta... Guarda, era tutto inutile, proprio perché la gente viveva di quello, capisci? Sì. Se tu gli dicevi che eri una pazza, non era che... Non li convincevi neanche se stai lì a parlare tutto il giorno, capisci? No, non li convincevi, è no, vero. No, guarda, era talmente radicata, specialmente in campagna, figurati. Ma io non ci ho mai creduto, non lo so. Forse ero diversa, non lo so, ecco, non... Ti capisco. Adesso questi preti dovrebbero lottare per i diritti dell'uomo, non per la povertà. Ma i diritti di Dio? È il diritto di Dio, loro rappresentano Dio, mica l'uomo. Ma cosa ne frega l'umanità? Loro rappresentano Dio, non l'uomo. Ma dove hanno visto questo Dio loro? Non so, devi chiederlo a loro questo, Noi non lo vediamo da nessuna parte questo Dio, comunque. Devi chiederlo a loro questo. Ma io
dico, è una farsa secondo me. Diglielo a loro. Pigli Radio Maria, gli telefoni e dice voi siete dei truffatori. Però diglielo. Ma cosa vuoi? Beh, loro hanno il potere, caro mio, è difficile guarda mandarglielo via, sai. Guarda che loro, tu parli con Peter, lui non vuole mai contraddizioni, capisci? Lo so. Ecco. Infatti lo so che è un vigliacco, un prete viene addestrato per essere vigliacco. Guarda perché lui, solo in quel modo può difendere Dio. Lui non vuole mai contraddizioni. Certo. Mai. Ovvio. Altrimenti bruciava vive le persone. Guarda che tu per esempio, tu puoi andare a dire qualcosa. Ma chi le comanda? Comandano loro, sai. Questo un po' meno ultimamente. Ultimamente? Ma guarda che una volta comandavano bene e come anche. Ma domani un pochino meno ancora. Ogni giorno sempre meno. No, non lo so. Coraggio. È una casta piuttosto privilegiata, guarda. Va bene, vedremo di cambiarla. Ciao. Ciao, grazie, ciao. Allora Francesco, andiamo avanti. Sì, beh, ecco. Hai qualcosa da dire o vado avanti con la segna stampa? No, se vuoi cito delle cosette su un argomento. Cita. Ecco. Allora. Però. Sì. Pronto. Chi parla? Sono Cesarina. Ciao Cesarina. Senti. Dimmi. Mi dico questo. Una volta quando che ti eri costretta ad andare in chiesa, no? Sì. Bisognava che tu accettassi la Santissima Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo. Cesarina. Ciecamente questo dovevi accettare. Cesarina. E ancora adesso? Dimmi. Cesarina, posso dirti una cosa? Dimmi. Le triadi erano pagane. E sai qual era una triade pagana più antica? Era libera cerere. Sai cosa significa? No, non lo so. Significa la costruzione della libertà, la crescita della libertà. Ecco. Questa. Ma Eurico questo non sai chi te fa crescere con la come che ti no, dici? Ti metti in ginocchio. Ti metti in ginocchio, ho detto capio. Questa sì. È la situazione. Ma se ti per esempio non te vuoi accettare la Trinità, no, e ora te banda e questo. È vero? Seccamente questo, ecco. Grazie ragazzi, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ecco, io vorrei aggiungere una semplice cosa di attualità sull'argomento. Una rivista che si chiama Micromega ha fatto un numero speciale. Allora, ci sono alcuni articoli, c'è scritto allora, Roberto Scarpinato, il dio dei mafiosi. Uno straordinario saggio del magistrato del processo Andreotti per una teologia di Cosa Nostra, una piramide che vede il Dio del Vecchio Testamento, l'ultimo e il più terribile dei padrini. E ora, baciamo le mani, buon signore. Due grandi inchieste su un'ambigua convivenza, dove il Dio dell'esercito diventa Dio della cupola, dove la parola di Cristo si incarna nel silenzio dell'omertà. Claudio. Dimmi tutto. Madonna, mi conosco adesso. Sì, dai. Sta Campodaccio. Ti attendo. Sì. Io ti mi saluto a Cesarina, vuoi dare ragione? Cioè, no, a me penso come che la donna che cate fuori prima di Cesarina. Anzi, che no, basso mi che febbre. A che no, basso perché ha la mia stessa età. E anche la penso compagna di io. Bravo. Comunque che la sera ti mi imbriaga con quel vinsa. Ciao. Ma forse può darsi che se un tempo venga a Venere e ora dopo a... venerdì non ti dici? Sì, certo. Giorno 20? Certo. Comunque Claudio, guarda che... ti ho detto ancora se c'è reazione qua, vuol dire che si sono buona strada, sento. Speriamo, dai. No, speriamo. guarda che... mi dico, sento che... tutti questi anni che sono davanti sta cattolica... va avanti e spettuni, sento, perché... perché... in un certo momento ese compagno che te lo dice a destra ti giri a sinistra. Dopo tu ti trovi sulla destra che ti capisco. Va bene. Mica ti capisco cosa voglio dire. No, te lo capisco cosa devo dire. Allora, qua che ti ascolto ti anche che la lunga te ha. Grazie. Grazie. Ciao, Claudio. Ciao. Hai nato buono, sento Claudio. Sì. No. E ma lo mando molto bene, Lazzaro, ciao, dico il dato buono, Sì, buonissimo. Sì, ma capito, dai, non ti preoccupare. Mi saluto tutti, ciao. Ciao. Ne mandi che va bene. Ciao. Passo e chiudo. Ciao. Saluto tutti gli ascoltatori e speaker. Sì, ciao. Grazie, ciao. Ciao, Claudio. Un piccolo annuncio. Oggi Mario non c'è. Non è potuto venire, per cui tutti i radioascoltatori che aspettano Mario
sappiano che Mario, per impegni di lavoro, per impegni suoi personali, non ha potuto venire. Noi andiamo avanti un altri 10 minuti circa e poi chiuderemo la trasmissione, finiamo con qualche discorso. Dimmi. Sì, beh, a parte che c'è ancora Claudio sempre bloccato sulla rassegna stampa. Sì, vabbè, ma io la farò dopo, la prossima volta ancora, non c'è problema. Non c'è. Sì, allora appunto, come tornavo appunto prima che l'intervista telefonata, appunto ci sono questi autori che non sono sospetti, che appunto dicono chiaramente che fa che il Dio del Vecchio Testamento è l'ultimo e il più terribile dei padrini. E la parola di Cristo... Non dico che voi mi influenzate, anzi no, ma non per questo siamo amici, hai capito? Religioni ce ne sono tantissime in agguato, hai capito, che cercano di influenzare le menti un po' deboli. Non intendevo a voi, voglio dire, non mi influenzerai mai... però siamo amici, è la bella cosa. Ma sì, guarda, posso dichiararlo tranquillamente, sai che io la parola amico la uso in tanti modi. Ecco, io non so cosa intendi tu per amico, però io ti vedo una persona intelligentissima principalmente, e fondamentalmente molto molto dolce e democratica. Grazie, se fosse Rinaldo ti direi lecca lecca. Beh, Rinaldo. Ciao. Non io dirò mai a lui ciao. Ciao, bella. Ciao, grazie. Sì? Quanto animale siete? Quanto? Dai, per gli sdrogativati. E in pochi animali fatiche. Ah sì? Boh. A te che ha coraggio parlare di chi che non può difendersi? Ah no? Sì, dire che venga qua. Guarda che non ho ancora acceso un rogo io. Voi tira ne accesi parecchi. Ciao e buona giornata. Ah, Massimo. No, vabbè, questo è un ascoltatore che dice chi non si può difendere, ma com'è? È il Dio che può tutto, è il Dio che fa... Il Dio onnipotente, e poveraccio, non ha la forza di difendersi da noi due. No. Deve essere proprio preso male, insomma. Sì. Cioè, o è deceduto per vecchiaia, o non è mai esistito, o non so, o ha cambiato religione. Forse questo Dio si è accorto Quando infilavano i ferri roventi alle persone che non si potevano difendere, quando le hanno torturate, le hanno massacrate di botte, gli hanno strappato i genitali, le hanno bruciate, uccise, torturate per 1800 anni. Allora, 1800 anni, forse ripeto ancora, 1800 anni, 3 miliardi di persone. E questo imbecille ha il coraggio di dire a me che di qualcuno che non si può difendere, ma si vergogni, non una, ma un miliardo di volte. Sì, ma infatti dimostra veramente uno stile veramente stupido, proprio perché interviene... Sì? Sì, ecco, questa persona interviene in difesa di un Dio che non c'è assolutamente nulla da difendere, cioè proprio che è un Dio impresentabile, che è un Dio inqualificabile, che è veramente un Dio oltraggioso di qualsiasi riferimento sia logico. Cioè, io non voglio fare un discorso teologico, ma dal punto di vista della concezione logica, razionale, è il Dio dell'assurdità. Questo è un Dio che esiste soldato perché non esiste, cioè nel senso che sostanzialmente è stato creato, gonfiato e utilizzato per dominare, per distruggere, per annientare. Ma nella sostanza questo Dio non può far nulla perché non esiste. Questo Dio è stato gonfiato e creato e viene utilizzato proprio per questo dominio. Noi appunto non combattiamo contro il Dio perché questo Dio non esiste. Noi combattiamo contro la descrizione e contro quel mostro che è stato creato come concezione. Ma noi sappiamo benissimo che non esiste in nessuna parte di questo universo. In nessun altro universo non esiste il Dio dei cristiani, non esiste assolutamente nulla. Cioè, infatti la nostra lotta non può esistere, noi non combattiamo contro il nulla, noi non combattiamo contro la realtà. La realtà è che questo Dio ha creato l'Inquisizione, ha creato una struttura di dominio che è il monoteismo, di conseguenza noi lottiamo contro questo. Vedi, una volta erano onnipotenti, una volta erano convinti che nessuno gli potesse chiedere ragione di quello che hanno fatto. D'altronde dicevano, abbiamo fatto 300 anni fa, ma... 400 anni fa. Ma come diceva Scalfaro, durante il messaggio agli italiani a Capodanno, un assassino è sempre un assassino. L'assassino avvenuto 1000 anni fa è sempre un assassino. E chi lo ha commesso? L'ideologia che l'ha commesso, perché c'è nell'ideologia. Cioè, mentre nel comunismo si può dire, il comunismo dice tutti gli uomini sono uguali, per cui se uno ammazza 10 milioni di persone non l'ha ammazzato il comunismo, l'ha ammazzato lui, perché il comunismo dice che tutti gli uomini sono uguali. L'ideologia cattolica che dice tutti gli uomini devono essere in ginocchio, l'ideologia cattolica che dice un Dio che massacra tutta l'umanità perché manda il diluvio universale, che massacra Sodoma e Gomorra, che distrugge le nazioni, quell'ideologia è responsabile di quegli atti.
queste persone, questi cristiani, per non essere più responsabili di quegli atti, devono condannarli quegli atti. Uno dice, questo non è il mio Dio. E voglio vedere dopo come se la mettono con gli anatemi, eh? Sì, ma... Dai, l'ultima telefonata e poi andiamo via. Sì, no, beh... Pronto? Sono ancora Massimo da Vicenza, mi senti? Dimmi. Scusa, sono quello che sei intervenuto prima, sì, con dai. L'albero e le altre cose. Veloce. Niente, intanto volevo dire a te, bisogna che parlassi di più di quello che vi intendevo voi altri, perché di quello che non conosci, se meglio... Va bene, arrivederci. Comunque adesso, no, aspetta. Dai, posso? Veloce. Volevo fare una precisazione sul discorso dell'albero, perché mi sono sempre ignorante, mi sono sempre che c'è... Sì, ma molto peggio ti sei preso, in diretta hai sentito solo quello. Comunque mi ringrazio l'ignoranza che mi dà il motivo del crescere, perché nel momento in cui ti capisci che ti manca della roba, te vieni in cerca, no? Certo, ovvio. Comunque mi volevo fare il discorso che... bruciare l'albero, no, che l'albero faccia ossigeno, cioè i compiti che dà l'albero, dice sempre la stessa roba. Sì, sì, va bene, sono in funzione del bisogno d'accordo, dell'uomo. Va bene, d'accordo, chiuso qua. Chiuso qua il discorso, perché il discorso si fa, cioè, il mondo non è per noi non è una macchina, riteniamo offensivo pensare al mondo come una macchina. Se qualcuno vuole pensare al mondo come una macchina, sono fattacci suoi, cioè lui può pensare esattamente come vuole, questi sono problemi che ha lui, basta. Sì, no, ma io ho una domanda molto semplice, lui dice, la pianta esiste per fare l'ossigeno, scusa, ma perché deve perché crea l'ossigeno? Che funzione ha? Che utilità? Quando questo ossigeno ne abbiamo noi, ne traiamo noi il maggiore vantaggio per la nostra esistenza. Io torno a ripetere che esiste una concezione ben diversa, che è quella che si intende il mondo come un organismo vivente, di cui noi facciamo parte, e questo mondo serve ed è realizzato, concretizzato appunto con la finalità della vita. E di conseguenza qualsiasi cosa che partecipa, non partecipa in maniera minoritaria, ma partecipa alla pari. Cioè la nostra vita non è diversa da quella delle piante, o dai sassi, o dai monti, o dai fiumi. È la stessa vita, e tutte queste vite devono contribuire. Cioè noi non dobbiamo pensare di essere super... No, prendi la cultura, devo chiudere la trasmissione. Sì, va bene. Io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo, perché il problema, è che adesso mandiamo un po' di pubblicità e Mario non viene, mandiamo su una cassetta registrata di Mario e la mettiamo in funzione. Ricordo che sono ancora in trasmissione dalle 7 alle 8, dove leggerò Gesù di Nazareth e l'infamia umana, alcune cose. Vi ricordo ancora che la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo va in onda giovedì prossimo alle ore 15. Vi ringrazio per averci ascoltato. Vi do il mio indirizzo. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Ripeto, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ringrazio per aver partecipato alla trasmissione, per aver ascoltato, per aver portato pazienza per tutto quello che abbiamo detto. Ringrazio anche chi mi ha insultato, come sempre, non c'è nessunissimo problema. Io sono qui anche per farmi insultare dai cattolici e da chi non la pensa come me. Francesco, salutiamo tutti. Io saluto tutti quanti, alla prossima volta. Ci sentiamo sempre dalle 19 alle 20 con Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Se qualcuno vuole telefonare dopo la lettura, può telefonare qualche telefonata. Se qualcuno vuole approfondire, può telefonarmi a casa. Ripeto l'indirizzo: Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera, e in futuro sarà piazzale Parmesan 8, ma il numero di telefono resterà uguale.